Bentrovati alla Maglia della Salute, puntata speciale dedicata all'unità spinale unipolare dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, una trasmissione che abbiamo voluto realizzare per dare speranza a chi magari in questo momento non ce l'ha. Sentiamo la dottoressa Maripia Onesta, direttore dell'unità spinale unipolare dell'azienda Cannizzaro. Dottoressa, vogliamo spiegare a casa quali sono le patologie che affrontate qui all'interno dell'unità spinale unipolare? Presso il nostro reparto si ricoverano pazienti affetti da lesione midollare che può avere diverse origini. Le forme più frequenti sono sicuramente le forme traumatiche, secondarie a incidenti stradali, motociclistici o traumi da sport sono le forme più frequenti, oppure delle lesioni midollari secondarie a delle patologie che possono colpire il midollo spinale. Per esempio ci sono delle forme neoplastiche, ci possono essere delle forme anche legate a malformazioni arterovenose a livello del midollo o delle ischemie midollari. Poi esiste un'altra forma di lesione midollare che è quella congenita, cioè quella legata alla spina bifida, per cui ci sono delle forme legate proprio a questo danno che subisce il midollo spinale già nella fase intrauterina. Danno delle manifestazioni cliniche variabili, cioè può coinvolgere un danno tutte e quattro gli arti, quindi determinare una tetraplegia, oppure dare un danno soltanto agli arti inferiori e quindi una paraplegia, a seconda della sede della lesione. E chiaramente nel nostro reparto il paziente viene preso in carico globalmente, perché la lesione del midollo spinale comporta un danno dal punto di vista clinico che coinvolge non soltanto l'aspetto motorio puramente e squisitamente detto, ma coinvolge tutti gli organi, quindi coinvolge gli organi dell'apparato digerente, quindi avremmo un intestino neurologico, coinvolge la vescica, quindi avremmo una vescica neurologica, coinvolge il sistema nervoso autonomo, quindi avremmo una serie di effetti anche su tutta quella che è la regolazione del ritmo cardiaco, la frequenza respiratoria, i disturbi di sensibilità legati anche all'apparato endocrino, quindi tutta una serie di problematiche che coinvolgono il soggetto anche al di là dell'aspetto motorio. Ecco, per poter accedere all'unità spinale, qual è la diagnosi che viene effettuata e come viene effettuata? Allora, la diagnosi viene fatta molte volte al pronto soccorso, perché il paziente nella maggior parte dei casi arriva dal pronto soccorso, viene stabilizzato nelle sue funzioni vitali, viene trattato chirurgicamente, nella maggior parte dei casi ci sono dei periodi di permanenza nelle aree intensive, quindi in rianimazione, dopodiché viene accolto nel nostro reparto. Nel nostro reparto vi è un'area dedicata a questa fase critica che è il passaggio dalla rianimazione. Per cui il paziente viene monitorizzato, viene valutato più intensamente dal punto di vista del personale, chiaramente ha dei bisogni assistenziali altissimi, perché non ha la funzionalità degli arti, non ha la funzionalità intestinale, non ha la funzionalità vescicale, in alcuni casi neanche la funzionalità respiratoria se la lesione midollare è molto alta, per cui è dipendente da un ventilatore. Pertanto in quell'area vi è un carico assistenziale altissimo, per cui vi sono degli infermieri dedicati e monitorizzato con delle telecamere che permettono di riportare sempre il suo eventuale bisogno. E da questa fase, man mano, viene svezzato da quelle che sono tutte le attività di supporto e si arriva all'area stabilizzata. Nell'area stabilizzata chiaramente non ha la dipendenza dai device da cui dipendeva prima, è più autonomo e l'obiettivo è renderlo completamente autonomo, compatibilmente con il suo livello di lesione. Quindi significa che se è un tetraplegico avrà un'autonomia che è sempre relativa al suo quadro di tetraplegia, quindi andrà in carrozzina, probabilmente avrà una carrozzina elettronica che potrà
mandare attraverso una semplice touch o un semplice joystick, oppure che potrà essere attivato o con un sistema a soffio o con un sistema a tocco dal mento, o se ci sono delle quote motorie residue a livello degli arti superiori, anche minime, anche semplicemente di un dito della mano, ha la possibilità di attivare un joystick che manda la carrozzina elettronica. Per i pazienti paraplegici si cercherà di raggiungere il massimo livello di autonomia con la carrozzina, quindi fargli raggiungere i passaggi posturali autonomamente, ma non soltanto quella che è autonomia motoria. Il discorso dell'unità spinale unipolare mira a fare raggiungere l'autonomia anche di tutte le altre funzioni, quindi il paziente viene educato dall'equipe a raggiungere il massimo di autonomia anche per quanto riguarda lo svuoto dell'intestino, dove viene addestrato con dei speciali sistemi che si chiamano per esempio sistemi di irrigazione retrograda intestinale, oppure la vescica, viene addestrato il paziente a fare dei cateterismi a tempo, ad intermittenza, nell'arco della giornata e svuotare la vescica, così come pure impara a gestire la sua autonomia per quanto riguarda l'igiene, la vestizione, la cura di sé, l'alimentazione. Vi è tutto un percorso che si fa nella terapia occupazionale, che è una branca della riabilitazione, dove sono presenti delle figure specifiche che sono i tecnici fisioterapisti occupazionali, che educano il paziente attraverso degli ausili molte volte costruiti su misura, dei tutori, a raggiungere il massimo livello di autonomia nelle varie funzioni, nelle varie occupazioni. Quindi si gestirà un deficit della mano attraverso l'uso di ausili confezionati, come dicevo appunto, su misura, per permettere al paziente, non so, di lavarsi i denti, magari sarà possibile visionare proprio alcuni di questi strumenti che permettono al paziente comunque di raggiungere il massimo livello di autonomia per il suo livello di lesione. Siamo in tempi difficili, le cronache di oggi dimostrano che non è sempre facile andare avanti quando si hanno dei particolari problemi fisici. Che messaggio di speranza o comunque di supporto si sente di poter dare a coloro che ci seguono? Possiamo dire che sicuramente noi facciamo un lavoro, cerchiamo di fare un lavoro per recuperare delle proprio briciole di autonomia, ma che per i nostri pazienti sono tantissimo. Recuperare l'attività motoria di una mano per noi è fondamentale, e lo è chiaramente per il nostro paziente, che chiaramente attraverso l'uso della mano, anche con degli adattamenti, anche con delle modifiche, raggiungerà il suo livello di autonomia. Quindi mi sento di dire che sicuramente ci sono tantissime possibilità dal punto di vista della riabilitazione. Devo dire che poi il paziente ha una sua grande capacità, ha la possibilità di ritrovare delle risorse che prima probabilmente non conosceva. Noi per esempio utilizziamo moltissimo alcune attività sportive già nella prima fase per riabilitare il soggetto, e questo sia nel soggetto giovane che nel soggetto anziano, perché molte volte uno strumento quale lo sport, un gesto quale quello di utilizzare una racchetta da tennis o da tennis tavolo oppure un pallone,
possono servire come strumento per tornare alla vita di tutti i giorni, utilizzando quello strumento per fare riabilitazione. Credo che il problema principale comunque sia legato alle post-dimissioni, cioè a quello che ovviamente il paziente deve affrontare una volta uscito dall'unità spinale. Post-dimissione è difficilissimo, noi viviamo costantemente la difficoltà dei nostri pazienti di tornare al domicilio, perché finché il paziente è in questo ambito e comunque nell'ambito ospedaliero sicuramente ha un ambiente accessibile, accessibile alla carrozzina e comunque non presenta delle barriere di tanti tipi, barriere architettoniche ma anche altri tipi di barriere, barriere di tipo mentali, approcci di comunicazione. Quando esce da qui ci sono dei problemi soprattutto dal punto di vista architettonico, perché chiaramente non tutti gli ambienti sono accessibili e quindi trova delle difficoltà, quindi molto spesso troviamo dei pazienti che non vogliono poi uscire da casa, mentre qui si fa tanto per portarli fuori, si organizzano per esempio dei gruppi carrozzina che portano il paziente fuori per sperimentare l'accessibilità. Quando poi il paziente molte cose le deve fare in autonomia, è chiaro che è difficile anche perché non sempre l'ambiente che ci circonda è perfettamente accessibile, quindi sicuramente la cosa che mi preme sottolineare è che avere una città dove il paziente disabile abbia la possibilità di muoversi liberamente, decida di uscire e può farlo, sicuramente sarebbe un grande vantaggio. Questo è quello che i nostri pazienti lamentano, trovano grande difficoltà e che molte volte è la causa di tante forme di depressione prima e post dimissione, perché noi il paziente in alcuni fine settimana prima della dimissione lo mandiamo al domicilio dove magari lui ha costruito un ambiente facilitato, un ambiente accessibile. Il problema più grosso è l'ambiente esterno, il pubblico, le strutture pubbliche, l'ambiente che ci circonda purtroppo esterno. Spinale unipolare dell'azienda ospedaliera Cannizzaro è uno dei fiori all'occhiello di questo ospedale. Ecco perché si sta investendo tantissimo anche nell'acquisto di nuove attrezzature, come ci spiega il dottor Angelo Pelicanò, che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro. Noi sull'unità spinale abbiamo investito e investiremo ancora delle risorse importanti, perché si procederà a breve, spero entro l'estate, alla ristrutturazione dell'unità spinale con il miglioramento sia della parte strutturale, che è ancora nuova e moderna, però la renderemo ancora più funzionale e più avanzata da un punto di vista della qualità dell'assistenza, perché miglioreremo la parte delle terapie semi-intensive e miglioreremo la parte che riguarda la terapia respiratoria, intensiva respiratoria, per cui faremo tutto un reparto dedicato alla semi-intensiva respiratoria e alla semi-intensiva riabilitativa. E all'interno dell'unità spinale, in una visione molto moderna dell'assistenza al paziente medullo leso. Poi abbiamo anche in prospettiva, e questo speriamo di poterlo realizzare anche entro l'anno, una joint venture con l'IRCS Bonino Puleo di Messina al fine di realizzare alcune in
innovazioni tipo tecnologico per una riabilitazione veramente avanzata. Quindi acquisiremo delle apparecchiature, di cui poi le parlerà evidentemente la responsabile, dottoressa Onesta, apparecchiature che consentiranno una migliore assistenza per i nostri pazienti nelle forme più avanzate, come avviene nei migliori centri non solo italiani ma europei. Si fa a recuperare all'interno dell'unità spinale unipolare l'autonomia personale? Ce lo spiega Antonella Maiolo, che è terapista occupazionale. Ci può spiegare il ruolo della terapista occupazionale all'interno dell'unità spinale unipolare? Allora, il ruolo della terapista occupazionale è giusto appunto nell'ambito dell'unità spinale, dove trattiamo pazienti affetti da lesione midollare, appunto quella disciplina che si occupa della presa in carico del paziente globale nell'ambito delle autonomie, quindi dell'autonomia dell'igiene personale, dell'alimentazione, può essere l'abbigliamento, autonomia anche in termini di integrazione sociale e familiare, anche tutto il percorso, quello che riguarda tutto il percorso dell'inserimento domiciliare con l'abbattimento delle barriere architettoniche, gestione della carrozzina e attività sportive, quindi l'autonomia in toto, quindi far rivivere al paziente dal momento in cui ha avuto un trauma, dalla fase prettamente quindi acuta che ci arriva quindi nella fase pre-dimissione dalla rianimazione, quindi il paziente ancora allettato, inizia fin da subito il trattamento riabilitativo con quelle che sono le attività della vita quotidiana già a letto, quale può essere l'igiene personale dei denti, dell'abbigliamento, dopodiché una volta che verrà poi disallettato, quindi in carrozzina, inizia tutto il percorso quindi della gestione in carrozzina, delle attività sportive in concomitanza con la fisioterapia. E adesso ascoltiamo le testimonianze. La prima è Giorgia, una ragazza di 19 anni che è davvero un fenomeno della natura perché ha una grandissima forza dentro di sé e ha un messaggio di speranza per tutti. E poi sentiremo quattro ragazzi che fanno parte dell'associazione Auspica, un'associazione di attività sportive che si occupa all'interno dell'unità spinale unipolare dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di aiutare con lo sport chiunque è degente all'interno dell'ospedale a trovare la propria strada. Giorgia ha 19 anni, si definisce una guerriera, infatti lo è. Vuoi raccontare a chi ci ascolta da casa la tua storia? Sì. Allora, la mia è stata una caduta di 4 metri e si pensa che sia stata una crisi epilettica, perché io da circa 5 anni soffro di crisi epilettiche, epilessia, e quindi è una cosa che ci devo convivere e sto cercando di lottare. Poi sono arrivata qui. E ho trovato la dottoressa Onesta, che è magnifica, e il signor Antonio, che è un infermiere al primo posto, è magnifico anche lui. Poi, per quanto riguarda le terapiste, non mi posso lamentare, io qui mi trovo bene con tutti, con i pazienti, con i terapisti e anche con gli infermieri. Hai 19 anni, hai, immagino, tanti progetti ancora per la tua vita. Sì, io vorrei cantare perché amo cantare, amo recitare e amo ballare. Quindi spero che potrò fare queste cose. Intanto io sto lottando con tutta me stessa perché io mi reputo una guerriera e non mollo mai. Sì, prima di tutto pratico basket con una squadra che è nata qua in unità spinale, con la collaborazione del CUS
Siamo riusciti a riunire un po' di pazienti o comunque di ragazzi con la stessa problematica e da lì abbiamo cominciato a creare questa squadra e siamo militiamo in Serie B e ogni anno cresciamo e diventiamo sempre più squadra, sempre più ambiziosi. Per quanto riguarda il ruolo di presidente di Auspica, la nostra associazione è un'associazione che si occupa di rendere quanto più vivibile la permanenza, il periodo di ricovero dei pazienti, perché qui in unità spinale un paziente da un giorno all'altro si ritrova ricoverato per lunghi mesi, quindi diciamo che ha bisogno di alcune attività, alcuni strumenti per cui tutto questo periodo venga reso più umano, più vivibile. Noi come associazione ci muoviamo in questo senso, noi abbiamo un accordo per esempio con Fiat Autonomi, gestiamo un simulatore di guida dove i pazienti possono provare gli ausili che possono essere più utili per tornare alla guida, quindi per guadagnare maggiore autonomia. Poi proponiamo, che ne so, dei servizi di consulenza per orientare i pazienti per quanto riguarda le pratiche di invalidità, le pratiche fiscali, risarcimento danni o comunque creare delle attività sportive, ludiche all'interno dell'unità spinale per rendere appunto più vivibile questo periodo. Un'altra cosa importante, l'ultima cosa che abbiamo fatto proprio di recente, la settimana scorsa abbiamo inaugurato un'aula multimediale. La nostra associazione ha donato una serie di strumenti multimediali, come il lettore DVD, una console per giocare, dove i pazienti riescono appunto a vedere film, a giocare, e tutto questo, la cosa importante, viene fatta all'interno di un lavoro di gruppo che fa parte del percorso riabilitativo, perché la cosa importante è che la nostra associazione riassume, quindi lavora a contatto con tutto il personale ospedaliero e con i pazienti. Sì, tiro con l'arco, come per quanto riguarda la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, già è inclusiva al 100% come sport. Infatti noi non abbiamo una categoria dei disabili, comunque para, abbiamo la federazione che è uguale per i normo e per gli atleti paralimpici. Le gare le facciamo insieme agli atleti normodotati, se non gare a livello nazionale o superiore, quindi gli europei, i mondiali e le olimpiadi appunto. Il tiro con l'arco è uno sport che diciamo raccomando a tutti perché è molto bello e ti dà tante emozioni. Io quest'anno appunto è il primo anno in cui faccio parte della nazionale italiana, sono molto orgoglioso di questo e cercherò di onorare diciamo il mio paese con delle buone prestazioni e portare dei risultati che fortunatamente nel tiro con l'arco riusciamo sempre a portare. Sì, alle scorse Olimpiadi a Rio abbiamo portato 2 medaglie, così come alle Olimpiadi prima a Londra erano anche 3, quindi diciamo speriamo di continuare questa tradizione e riuscire a includere quante più persone possibili, sperando che sempre aumenti l'utenza del tiro con l'arco. Allora, tutti gli sport sono importantissimi, naturalmente lo sport che pratico io è la danza, ma tutti gli sport vanno bene in egual misura in base anche poi alla tipologia della persona, della disabilità che ha, in questo momento stiamo parlando di questo. La danza quest'anno è all'interno dell'unità spinale come sport terapia insieme al tiro con l'arco, al tennis tavolo, al basket e a tutte le altre attività. Qui all'interno dell'unità spinale facciamo danza come coordinazione, musica, per cui il ragazzo che si avvicina alla danza fa terapia comunque, perché controllo del tronco, gestione degli arti superiori, perché è quello che utilizziamo insomma, e quindi sceglie magari di fare questo insieme alle altre attività. Tutte servono allo scopo, insomma. Poi una volta che si esce dall'unità spinale magari ci si avvicina ad un'attività in particolare in base alla predisposizione, al piacere di fare un'attività anziché un'altra, come per chiunque che nella vita sceglie di fare le sue scelte, insomma. Ma io da anni che lo faccio, quello di mandare messaggi. È importante non starsene a casa, è importante uscire e fare condurre una vita normale come tutti gli altri.
qua oggi parliamo di sport, e proprio lo sport è quello che ti dà la possibilità di poter uscire di casa, confrontarti con gli altri e soprattutto con te stesso, perché secondo me uno che fa attività sportiva oggi per fare una cosa ci metti 30 secondi, domani ce ne mette 29, sicuramente già hai vinto una battaglia con te stesso, no? Poi si riesce a battere pure gli altri, quella è una cosa in più, specialmente se si arriva ad arrivare anche con dei risultati importanti sia a livello nazionale, europeo, mondiale, che quello che si auspica, credo, chiunque fa attività sportiva, indossare la maglia azzurra e onorare il proprio paese. Termina qui anche questa puntata della Maglia della Salute dedicata all'unità spinale unipolare dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Ci auguriamo di esservi stati d'aiuto, di avervi dato tante informazioni, di avervi supportato magari in un momento non facile della vostra vita.